Mi voglio parlare della vittoria che è una vittoria per noi fondamentale, che aggiunge un mattoncino a un percorso che sarà lungo e difficile, ma ripeto, l'importante era portare a casa i 3 punti, poi che è arrivato il gol mio, sono contento, però ecco. Era la partita che dovevamo fare, secondo me abbiamo fatto una gran partita a livello di atteggiamento, a livello di voglia di portarla a casa, perché incontravamo una squadra che sa giocare a calcio, che ha messo in difficoltà il Vicenza la settimana scorsa, perché ho visto il primo tempo e mi ha fatto una grande impressione. Quindi sappiamo che non era una partita facile. Quindi questi 3 punti sono fondamentali, però abbiamo messo un piccolo mattoncino, ma già la settimana prossima ci sarà un'altra partita decisiva per noi. Dicevamo, il gol per te, tutti ti aspetta, adesso c'è la volontà di fare un comunicato, magari Sì. domenica prossima in un altro secondo di tempo per la salvezza. In casa magari, non lo so, soffro i recchioni, magari di tutti i gol che ho fatto, pochi, non troppi, alla fermana ne ho fatto uno solo in casa, quindi. Speriamo di riuscire a sfatare anche questo tabù. Magari, però l'importante, cioè 2 settimane fa, diciamo che mi davate, diciamo, in generale l'ambiente non positivissimo, mi sono levato anche una piccola soddisfazione, quindi sono contento. Con Ruffini come ti sei trovato? Ah, Ruffini credo che abbia fatto una grandissima partita, infatti l'ho ringraziato anche sul gol, gli ho detto che era più merito suo che merito mio, perché che poi abbiamo fatto quasi lo stesso movimento, però lui ha una forza sulle gambe, è riuscito a tenerla giù, a mettersi davanti e me l'ha appoggiata lì, quindi no, secondo me è un ragazzo eccezionale che si allena sempre benissimo e ha delle qualità incredibile, perché ha forza, ha tiro, ha velocità. Cerco di dargli qualche consiglio, magari di essere un pochino più malizioso, perché per me su una delle 3 circostanze era rigore per noi, invece poi Ha buttato il momento. sì, esatto, quindi forse quello gli manca, perché poi ha grandissime qualità.